Il piacere ideale è passare attraverso la conoscenza della bellezza e il gesto, quindi un lavoro tecnico, un lavoro fisico, avere i piedi che ti fanno creare il vantaggio, e anche un discorso mentale attraverso una psicologia dello sport, perché devi avere il piacere di tirare, il piacere di provarci, e soprattutto quando sentirai la gioia di esultare dopo un canestro, allora ti verrà ancora più voglia di tirare. Ragazze in tiro è il nuovo progetto tecnico del settore squadre nazionali femminili. Un'idea nata da Marco Crespi, che parte da una statistica. Le giocatrici italiane, nel confronto con le colleghe europee, sono quelle che tirano meno. Il primo degli appuntamenti è in calendario il 9 aprile a Crema. 7 appuntamenti distribuiti su questo finale di stagione e la prossima stagione, quindi 2018-2019, dove all'inizio sono coinvolte 28 ragazze con una fascia d'età ampia, dal 2002 al 1997, un criterio giocatrici da potenziale nazionale A, ma soprattutto è un progetto che vuole dare una visione, che non si ferma a lavorare nel laboratorio che sarà la palestra con cui lavoreremo tutte i componenti di questa squadra di tecnici, ma anche vuole estendersi a tutta la penisola. Un progetto che ha l'ambizione di segnare un cambio di mentalità. Dobbiamo lanciare qualcosa per attrarre ancora più l'attenzione sull'investimento nel basket femminile. È chiaro che un percorso che abbiamo iniziato è un percorso lungo, un percorso profondo, un percorso di mentalità.